Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Manifold Garden. Ringrazio vivamente William Cheer Studio per la key. È un puzzle game e vi ricordo che questo gioco è disponibile in molte piattaforme. Qui sotto in descrizione trovate il link. Ma prima di andare a giocare andiamo subito a vedere un po' di opzioni ed ecco che troviamo la lingua italiana. Ottimo! Dopo averla impostata e dopo un rapido sguardo ai controlli di gioco, che male non fa, diciamocelo pure, specialmente quando troviamo una bella scritta con cambio gravità. Wow, chissà cosa ci aspetta. Ed eccoci qua. Iniziamo una nuova partita. E diamo inizio alla preview di questo gioco. Vi ricordo come sempre che le mie preview sono sempre alla cieca, non ho mai aperto il gioco prima d'ora. Naturalmente iniziamo con un tutorial dove ci fa capire come muovere la camera e come spostarci nell'ambiente di gioco. Il quale sembra alquanto strutturato in strutture, sì, quello che proprio mi ha colpito di questo gioco è che è una struttura e premendo un pulsante riusciamo ad aprire una porta. Naturalmente i classici controlli, ma la cosa che mi affascina di più è il fattore che possiamo cambiare gravità, ovvero spostarci e camminare sulle pareti che poi a sua volta diventeranno dei pavimenti. Quindi pavimenti o pareti è tutto un ambiente calpestabile dal giocatore, basta semplicemente cliccare il comando per cambiare gravità. E subito il gioco ci presenta nuove meccaniche, non solo le stesse premi un pulsante e apri una porta, ma ci capita anche di muovere degli oggetti e posizionarli sopra un lettore dello stesso colore in questo caso per poter aprire la porta e quindi passare avanti. Questo già ci dà una prima idea di come sarà il gioco e il gameplay, molto dinamico. La risoluzione dei puzzle sarà veramente, veramente complessa, date queste piccole meccaniche. Dando uno sguardo all'esterno, adoro il fatto che lo sviluppatore abbia messo delle finestre lungo questi corridoi perché ci permette di guardare fuori e guardando fuori riesco a capire che siamo in un ambiente molto vasto. Sì, sembra proprio vasto. E da quel che vedo le meccaniche della risoluzione dei puzzle non sono così tanto semplici, ma bisogna ingegnarsi un po' con i nostri cubi chiavi apriporta, li chiamerò così. Fino a quando non mi sono imbattuto in un albero. Dai frutti cubosamente strani. Sì, un albero. Non so se è veramente un albero o struttura. So solo che ho incontrato un albero. E poi l'abisso. Ma quando dico abisso dico veramente abisso, c'è uno spazio enorme, enorme, questi grattacieli con scale che si espandono ovunque, il che mi ha dato l'idea di quanto piccoli siamo noi. Qui naturalmente gioca a nostro favore il cambio gravità, possiamo andare ovunque, possiamo salire sulle pareti verticali del nostro grattacielo fino ad arrivare al tetto.
E qui decido di fare un salto della fede. In verità sono caduto, ma a noi queste sottigliezze non interessano. Decido quindi di fare una scalata del grattacielo, per poi rendermi subito conto che effettivamente è infinito, ma proceduralmente infinito. Ma questo, continuare a scalare, mi ha fatto capire come risolvere, diciamo così, il puzzle. Mi ha dato un int in più, ho scoperto qualcosina in più. Quindi, con una serie di salti nel vuoto, fortunatamente senza danno da caduta, ho trovato il modo di passare avanti e di completare questo puzzle. Naturalmente, guardando in giro, vedevo anche le stanze dove eravamo stati e dove dovremmo andare. Ho trovato strani oggetti neri che non ho capito se sono delle porte segrete. Ho cercato di interagire, ma purtroppo non sono riuscito a effettuare. Non credo siano bug, ma siano, penso, molto probabilmente porte segrete. Ad un tratto mi trovo in una stanza gigantesca ed un ponte mi divide da un altro puzzle che non mi ha dato difficoltà, è semplicemente stato un salto nel vuoto. Forse sono ancora nel tutorial o ancora no, non ho ben capito, ma molto probabilmente sì, quindi ho deciso di dare un'occhiata a questo ambiente, questa stanza gigantesca, credo di essere dentro in uno di quei grattacieli con le scale, per capire al meglio questo gioco, ma anche perché la mia indole da esploratore mi porta a gironzolare per la stanza. Adoro esplorare i videogiochi, entrare nei meandri del videogioco per andare a capire se vi sono delle cose nascoste o degli ambienti strani. Mi piace veramente tanto. Fino a quando, oltrepassata questa stanza, non mi ritrovo in un ambiente totalmente diverso rispetto a quello di prima. I grattacieli sono svaniti, mi trovo in una struttura. Sembra quasi avvolta da una strana entità oscura, oscurità. Non so, una nebbia nera, non so. Camminandoci vicino, questa si ritrae e mi compare davanti una scala. Decido di proseguire questa lunghissima scala e qui succede qualcosa di stranissimo, perché incomincio a, come dire, essere un po' disorientato con l'ambiente circostante. Non so se sto andando in basso, in alto, destra, sinistra, nord, sud, non lo so. So solo che mi ritrovo in una stanza dove cambio gravità, diventa tutto verde, verde speranza, non lo so. È un po' strano. Comunque trovo un apriporta. Quindi mi accingo a cercare il cubo dell'apriporta. Premo un pulsante e si apre una porta. Qui un'altra serie di mini puzzle mi portano con un puzzle un po' più complesso. Arrivo in un luogo dove, a dire la verità,
mi ha fatto perdere un po' di tempo per capire come risolvere il puzzle. Non è stato facile, ma alla fine ci sono riuscito e ho capito anche un'altra meccanica. Praticamente ogni albero ha questi suoi cubi frutti, ok? Che una volta preso cambia colore e diventa di un colore più chiaro, quasi grigio. Naturalmente se lo riprendiamo, quello che avevamo poggiato da qualche parte, abbiamo in mano, scompare. Qui capisco che posso prenderne da varie posizioni dell'albero diversi cubi e quindi incomincio a giocare per capire come, a giocare con questi cubi per capire come risolvere il puzzle, il quale è alquanto difficile, soprattutto alle prime armi su questo gioco, ma poi dopo un po' ho perso quasi 20 minuti se non mezz'ora per risolvere questo puzzle, ma alla fine ce l'ho fatta. E dopo aver sentito un tonfo, come colui che sbatte la testa in un palo stradale della luce, scopro che in tutte le strutture si può cambiare gravità, anche sugli alberi. Sempre se sono veri alberi, oppure solo struttura. Apro la porta e naturalmente, come un buon giocatore fa, mi porto un frutto con me. Non si sa mai. Ed infatti il mio intuito ha dato i suoi frutti. Una struttura si erge in alto e una luce la colpisce, dandomi la sensazione che ne manchino altre tre. Bene signore, la preview finisce qui per non fare spoiler su altri puzzle. Spero vi sia piaciuta. Come sempre, se volete supportare il canale basta un semplice like, un'iscrizione o un commento. E come sempre, siete amici. Alla prossima. Bye bye!